Grazie Presidente. Il regolamento per la concessione dei contributi e per l'approvazione dei vantaggi economici a sostegno delle attività culturali risale addirittura 25 anni fa. Quindi abbiamo ravvisato a livello politico l'importanza, insomma, di riprendere in mano questo regolamento perché non brillava già da allora né per esaustività né per il coordinamento né per coordinamento. Però voglio andare un attimo con ordine e rispondere alle opposizioni, illustrando quello che poi è stato il lungo lavoro della Commissione Cultura nel passaggio di condivisione di questa materia normativa sia con i membri della Commissione che con le realtà territoriali esterne. Io capisco che mi fa veramente sorridere sentire le opposizioni, capisco che le opposizioni debbano mantenere a tutto per forza il ruolo di contrapposizione con chi è al governo, però ci sono degli atti ufficiali, dei verbali ufficiali che dimostrano come la Commissione, con tutti i commissari di cui fa parte anche l'opposizione, abbia lavorato da oltre un anno e mezzo su questo testo, e dai verbali è possibile rileggere come c'è stata assolutamente una volontà, che è tipica di questa commissione, inclusiva di quello che è il contributo che arriva da parte delle opposizioni, sia il contributo interno ovviamente dei nostri consiglieri 5 Stelle, proprio affinché lo stesso regolamento, ma di solito lo utilizziamo come metodo, ormai è diventata una prassi su tutti gli atti che tendiamo a condividere proprio in commissione, con l'idea di far crescere e migliorare quello che è il nostro indirizzo politico. Perché noi crediamo che il contributo di tutti possa avere un valore e avere una funzione in ambito di crescita culturale, partendo proprio dalla commissione stessa. La condivisione con la cittadinanza e con gli operatori del settore, vi do questa notizia che noi magari riteniamo scontata, addirittura cioè, va a anticipare quello che è il percorso istituzionale ufficiale che la Commissione stessa ha fatto da un anno e mezzo a questa parte, coinvolgendo tutte le forze politiche e i cittadini, perché parliamo comunque, per chi non sa come funzionano le commissioni, parliamo di convocazioni ufficiali a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, è invitata ad attivarsi, è invitata a dare il suo contributo. La raccolta dei contributi però non si ferma un anno e mezzo di commissioni fatte, ma bensì risale all'inizio del nostro mandato. Ecco, perché voglio dire, questo regolamento in realtà fa tesoro di tutte le esperienze che abbiamo fatto con la creazione dei bandi stagionali che vanno a ricoprire un'animazione culturale di tutto l'anno, di tutto l'arco solare, dell'anno solare. E già da inizio mandato la Commissione, i commissari, come l'assessorato, ha avuto modo di incontrare costantemente le associazioni, gli operatori del settore e fare tesoro di quelle che erano le osservazioni. Faccio un esempio concreto, per esempio la tempestività dei bandi nella creazione di un regolamento che prevedesse un contributo pluriennale che permettesse finalmente alle associazioni di poter pianificare ed organizzare per tempo, avere i supporti esterni e finanziamenti esterni, e si è riuscita ad avere prima sui bandi promossi dall'assessorato alla crescita culturale e poi siamo riusciti ad inserirlo e elaborarlo anche in questo documento. Quindi questo direi che è uno degli elementi fondamentali cardine che ci è stato richiesto dai vari operatori culturali. Un altro elemento su cui si è lavorato politicamente riguarda una concezione culturale
nel suo ampio riconoscimento sociale, per cui non vede più una cultura divisa per steccati, una cultura espressione solo di eventi che non abbiano a che fare col concetto di cultura stessa, non più una cultura per eventi, ma una promozione di attività culturali che in senso lato raccogliessero l'interdisciplinarietà di quello che si intende con la parola cultura, quindi nei diversi ambiti, quindi si va a raccogliere quella che è la creatività, l'innovazione, come diceva il vice sindaco, si è voluto insomma dare un importante spazio di innovazione in ambito di contemporaneità, per iniziare a raccontare quello che è il fermento culturale romano, che era sempre attivo ma a cui non si dava spazio. Invece c'è tutto un fermento culturale a cui noi abbiamo voluto dare supporto, a cui diamo supporto grazie a questo regolamento, a cui abbiamo dato supporto grazie ai bandi. Questo anche grazie a un coordinamento che è stato costituito di tutte le attività culturali che sono andate a formare il tavolo, che poi oggi ne abbiamo parlato, abbiamo presentato il nuovo Capodanno, la nuova festa di Roma che si svilupperà insomma a questo Capodanno, e il ruolo fondamentale delle istituzioni culturali che grazie insomma all'assessorato sono riuscite finalmente a coordinarsi, a parlare tra loro, perché era una realtà che i cittadini potrebbero dare per scontato, ma che nella realtà non c'era comunicazione fra le parti. Insomma, è stato riorganizzato tutto il sistema delle istituzioni culturali, dopodiché si è ravvisata la necessità di guardare all'esterno, alle realtà territoriali, alle comunità locali, per dare anche a loro degli strumenti per andare a sviluppare quella che era la loro creatività, i loro progetti culturali. E questo fanno i bandi stagionali, che non vanno a ricoprire solo l'arco dell'estate romana, ma da contemporaneamente Roma al Capodanno, a tutte le attività insomma che vanno a ricordare e riempire tutto l'arco dei 365 giorni dell'anno solare, vabbè. E poi, altro elemento importante, il regolamento dei contributi va comunque a coordinare anche quelli che sono gli enti strumentali, a normarne la concessione dei contributi. Una parte importante sicuramente guarda lo snellimento delle procedure e anche la semplificazione. Questo arriva nell'idea insomma di migliorare anche la collaborazione fra il Dipartimento e quelli che sono tutti gli attori culturali. La Commissione ha presentato un emendamentone fondamentalmente proprio per dare la possibilità a tutte le forze politiche, a tutti i commissari della Commissione Cultura di contribuire e arricchire questo ragionamento, perché non c'è una preclusione insomma sul numero degli emendamenti che possono essere portati. Il fine è la miglioria, migliorare il regolamento, e quindi qualsiasi contributo, non importa se venga dalle opposizioni o no, però se ben costruito, insomma, c'è stata sempre apertura da parte dell'assessorato e della commissione al fine di recepirlo e migliorare e far crescere insomma la qualità di questo regolamento. Per questo mi sento di dire, al fine di tutto, che se ancora oggi qualcuno trova il coraggio di criticare questo regolamento perché non lo trova completo, io voglio chiedere a queste persone dove erano tutto questo tempo durante tutte le commissioni effettuate, perché non hanno fatto le loro rilevazioni in occasione delle commissioni istituzionali in cui le opposizioni sono state invitate con la massima apertura a contribuire. Se erano assenti, allora si devono prendere la responsabilità di non aver partecipato alle commissioni, di non aver voluto contribuire allora. Quindi adesso trovo veramente pretestuoso andare
a presentare nuovi emendamenti o dire che questo regolamento non lo trovano sufficientemente efficace. Ecco, poi con l'occasione ci sarà modo, insomma, di entrare nel merito degli emendamenti condivisi con l'assessorato, presentati dalla Commissione, che portano avanti un ruolo importante di approfondimento e mediazione, insomma, fra le parti, e che hanno trovato finalmente sbocca una soluzione che potesse, insomma, rispondere alle esigenze dei cittadini, che comunque dei cittadini e degli operatori culturali, che comunque hanno avuto modo di dare il loro contributo, proporre nuovi emendamenti, e che sono stati, i cui emendamenti sono stati inclusi e inseriti come osservazioni all'interno del regolamento, o all'interno del regolamento, all'interno dell'emendamentone di commissione. Grazie.